Ho già lavorato tutto il mio giro, sono andata nella terza catenella e ho lavorato un punto bassissimo, così ho finito questo giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e una catenella di separazione. Salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vado dove ho le 4 catenelle, vado là nella prima e lavoro un punto alto, vado nella seconda e lavoro un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Lavoro 4 catenelle. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vado dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle e lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle e lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle che sono le ultime e lavoro un punto basso, così io rimango con 1, 2, 3 e 4 gruppi di 3 catenelle. Adesso io faccio 4 catenelle, salto il punto basso senza lavorare, vengo dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto. Vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo, lavoro un punto alto. Vengo nella catenella e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Così io rimango con 3 punti alti. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto e nella seconda lavoro un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso. 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso. Lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza, lavoro un punto alto. Vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, così io rimango con altri 3 punti alti. Una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vengo nel terzo, lavoro un punto alto. Vengo dove ho le 4 catenelle, vado là nella prima e faccio un punto alto. Nella seconda lavoro un punto alto, così ho altri 3 punti alti. Faccio 4 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. E così continuo, faccio 3 catenelle, pulo
salto il punto basso senza lavorare, vengo nelle 3 catenelle, faccio un punto basso, 3 catenelle, salto il punto basso senza lavorare, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso e così io continuo a lavorare tutto il mio giro. Ho lavorato il mio giro fino a fare gli ultimi 3 punti alti nelle ultime 4 catenelle. Adesso io lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo che è il terzo e ultimo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Adesso, nel prossimo punto alto, che è dall'altra parte, è dove ho lavorato le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Allora vado nella terza e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado là nel primo e lavoro un punto alto. Così io rimango con 3 punti alti. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo che è il mio terzo e ultimo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto. Nella seconda un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Faccio 4 catenelle, salto le mie 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vengo qua dove ho le prime 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso e sono rimasta con 3 gruppi di 3 catenelle. Adesso lavoro 4 catenelle. Salto il punto basso, vengo qua dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto. Vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, così rimango con 3 punti alti. Lavoro una catenella. Salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella, lavoro un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto, così io ho un altro gruppo di 3 punti alti. Lavoro 3 catenelle, faccio 1, 2 e 3. Salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Vado nei prossimi 3 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Faccio una catenella. Salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo che è il terzo e ultimo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto e nella seconda lavoro un punto alto. Dove è rimasto così. Faccio 4 catenelle. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vengo qua dove ho 3 catenelle e lavoro un punto basso. Catenelle.
Salto il punto basso, vengo nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle. Salto il punto basso, vengo nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle. Salto il punto basso, vengo nelle prossime 3 catenelle che sono le ultime e lavoro un punto basso. Faccio 4 catenelle. Salto il punto basso, vengo qua dove ho le 4 catenelle. Salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto. Vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella, lavoro un punto alto, vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e faccio un punto alto. Lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho una catenella, lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo di loro e faccio un punto alto. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto. Nella seconda un punto alto. Lavoro 4 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le prime 3 catenelle, lavoro un punto basso. E così io continuo a lavorare tutto questo giro. Ho già lavorato il mio giro fino a fare qua gli ultimi 3 punti alti. Adesso io lavoro 3 catenelle. Salto un punto alto senza lavorare in quello dopo dove io ho già iniziato il mio giro lavorando 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Vado nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito il mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando un punto bassissimo nel mio secondo punto alto del giro sottostante. Allora vado nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vado nel terzo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Vado nei miei 3 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, così io ho 3 punti alti. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e faccio un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto, nella seconda un punto alto, così ho altri 3 punti alti. Faccio 4 catenelle. Salto 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle e lavoro un punto basso. Altre 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle che sono le ultime, lavoro un punto basso. Così io rimango con 1 e 2 gruppi di 3 catenelle. Faccio 4 catenelle, salto il punto basso, vengo qua dove ho 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza, lavoro un punto alto e nella quarta lavoro un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo, lavoro un punto alto.
Vengo nella catenella e lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, così ho altri 3 punti alti. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho 3 catenelle e faccio un punto basso. Lavoro 5 catenelle, salto 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo, lavoro un punto alto, vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto, vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e faccio un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima e lavoro un punto alto, nella seconda lavoro un punto alto, così io ho altri 3 punti alti. Lavoro 4 catenelle. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho 3 catenelle e lavoro un punto basso. Altre 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle 3 catenelle, lavoro un punto basso. E così io rimango con 2 gruppi di 3 catenelle. Adesso lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto il punto basso, vengo qua dove ho 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto, nella quarta un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado là nel terzo, faccio un punto alto, vengo nella catenella, lavoro un punto alto, vado nel prossimo gruppo di 3 punti alti, vado nel primo di loro e faccio un punto alto. Lavoro 5 catenelle. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 3 catenelle e faccio un punto basso. 5 catenelle. Salto 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo, lavoro un punto alto. Vado nella catenella, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, così ho altri 3 punti alti. Faccio una catenella, salto il secondo punto alto senza lavorare, vado là nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo nelle mie 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto e nella seconda lavoro un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Faccio 4 catenelle, salto le mie 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 3 catenelle e faccio un punto basso. E così io continuo a lavorare tutto il mio giro. Ho lavorato già il mio giro fino a fare il punto basso, adesso mi manca solo le ultime 5 catenelle. Allora faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vado nel terzo, chi in lui è dove ho iniziato il mio giro, che ho fatto le 3 catenelle, vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro entrando nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vado nel terzo, lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto.
faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, nella prima lavoro un punto alto e nella seconda lavoro un punto alto. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vengo qua dove ho le 3 catenelle e faccio un punto basso. 3 catenelle. Salto il punto basso, vado nelle prossime 3 catenelle e lavoro un punto basso, così in questo giro io rimango solo con un gruppo di 3 catenelle. Adesso io lavoro 4 catenelle, salto il punto basso, vengo qua dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto, vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Vengo nella catenella, lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 5 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto il punto basso, vengo nelle prossime 5 catenelle, lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, salto il primo e il secondo senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto, nella seconda un punto alto. Lavoro 4 catenelle, salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso e vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 3 catenelle, salto il punto basso, vengo nelle prossime 3 catenelle, lavoro un punto basso, faccio 4 catenelle, vengo dove ho i le 4 catenelle del giro sottostante, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza catenella e lavoro un punto alto. Vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, vengo nella catenella, lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 5 catenelle e faccio un punto basso. 5 catenelle. Salto il punto basso, vengo nelle 5 catenelle, lavoro un punto basso. 5 catenelle. Vengo
Vengo dove ho i 3 punti alti, salto il primo e il secondo senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vado nella catenella, lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima e faccio un punto alto e nella seconda lavoro un punto alto. Ora rimane così. In questo modo lavorerò tutto questo giro. Ho lavorato il mio giro fino a fare le ultime 5 catenelle. Adesso io vengo qua dove ho iniziato il mio giro lavorando 3 catenelle, vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e una catenella di separazione. Salto il secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto una catenella senza lavorare, vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto, nella seconda un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle. Salto il punto basso senza lavorare, vengo dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto. Nella quarta lavoro un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella senza lavorare, vengo dove ho i miei 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo dove ho le mie 5 catenelle. Vado nella prima, lavoro un punto alto, nella seconda un punto alto, così io ho altri 3 punti alti. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le 3 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le prossime 5 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle, salto il punto basso, vengo dove ho le prossime 5 catenelle, salto la prima, la seconda e la terza senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto e nella quinta un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e faccio un punto alto. Una catenella, salto un punto alto, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto. Nella seconda un punto alto, così ho altri 3 punti alti. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le 2 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 3 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio
faccio 5 catenelle, salto il punto basso, vengo dove ho le 4 catenelle, salto la prima e la seconda senza lavorare, vado nella terza e lavoro un punto alto, nella quarta un punto alto. Vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le mie 5 catenelle, vado nella prima e lavoro un punto alto. Nella seconda un punto alto. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto le 3 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua dove ho le 5 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle, salto il punto basso, vado nelle prossime 5 catenelle. Salto la prima, la seconda e la terza senza lavorare, vado nella quarta, lavoro un punto alto, nella quinta un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Poi faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, faccio un punto alto e così io continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho lavorato il mio giro, mi manca qua solo quest'ultimo pezzetto senza lavorare, per quello io ho fatto i 3 punti alti. Adesso lavoro 5 catenelle, salto le 3 catenelle rimaste, il punto basso, vengo qua dove ho le 5 catenelle e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle, salto il punto basso, vengo qua dove ho le ultime 5 catenelle, salto la prima, la seconda e la terza senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto, vado nella quinta e lavoro un punto alto. E adesso io già ho qua dove ho iniziato il mio giro, per quello vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo, così ho finito questo mio giro. Io cambierò colore, per quello adesso io taglio, lo nascondo bene il mio filo per evitare che si disfi e ritorno lavorando con altro colore. Se voi volete continuare con lo stesso colore, è solo continuare dal passo che farò dopo. Allora adesso io con il mio colore marrone, io metterò nello stesso posto dove avevo le 3 catenelle, per quello qua io ce l'ho 1, 2, 3 catenelle, vado lassù nella terza catenella e metto il mio filo, perché così se state continuando a lavorare con lo stesso colore potete partire da adesso. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e una catenella di separazione. Salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella e vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella. Salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le mie 5 catenelle, vado nella prima e lavoro un punto alto. Nella seconda lavoro un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Lavoro una catenella. Salto le 3 catenelle senza lavorare, il punto basso, vengo qua nelle prossime 5 catenelle, salto la prima, la seconda e la terza senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto.
Vado nella quinta e lavoro un punto alto. Vengo qua dopo ai 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto il secondo punto alto senza lavorare, vado là nel terzo, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella e arrivo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 5 catenelle, vado nella prima e lavoro un punto alto, nella seconda lavoro un punto alto, così io ho 3 punti alti. Lavoro 3 catenelle, faccio una, 2 e 3. Salto le altre 3 catenelle senza lavorare, il punto basso vengo qua nelle prossime 5 catenelle, salto la prima, la seconda, la terza, vado nella quarta e lavoro un punto alto. Nella quinta un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto. Allora, in tutto il giro dove c'è l'ananas, che qua, io lavoro una catenella. Invece qua dove ho le 5 catenelle, io faccio 3 catenelle. Allora, continuo, lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella e vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto la secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho le 5 catenelle, vado nella prima, lavoro un punto alto. Nella seconda un punto alto. Come qua io ho il mio ananas, io faccio una catenella. Salto le 3 catenelle senza lavorare il punto basso, vengo nelle prossime 5 catenelle. Salto la prima, la seconda e la terza senza lavorare, vado nella quarta e lavoro un punto alto. Vado nella quinta e lavoro un punto alto. Vengo dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. E così io continuerò a lavorare tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, sono andata nella terza catenella e ho chiuso con punto bassissimo. Adesso io inizio il mio prossimo giro, lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. E una catenella di separazione, per quello qua nell'inizio io rimango con 4 catenelle. Salto la mia catenella senza lavorare, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella e arrivo qua dove ho i 3 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Vengo nella catenella e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto, così io ho 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado là nel terzo, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto,
una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella e arrivo qua dove ho i 3 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Qui io ho 3 catenelle, per quello lavoro 3 punti alti. Ora faccio il primo, il secondo e il terzo. Vengo qua dove ho i 3 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto. Così io rimango con 5 punti alti. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e faccio un punto alto. Lavoro una catenella, salto la catenella, scusatemi, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così io continuo tutto il mio giro. Dove ho una catenella, che è dove ho il mio ananas, io lavoro un punto alto nella catenella, rimanendo con 3 punti alti. Qui dove ho 3 catenelle, che è dove ho i miei gruppi di 5 catenelle e un punto basso, io lavoro 3 punti alti, così io rimango con 5 punti alti. In questo modo io lavoro tutto questo giro. Ho già lavorato il mio giro fino a fare qua il mio ultimo punto alto. Adesso io lavoro una catenella e saltando la catenella arrivo dove ho iniziato il mio giro. Per quello vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. E così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. E una catenella di separazione. Salto la mia catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, che è il mio primo punto alto di quello gruppo di 3 punti alti. Vado nel primo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. E così continuo, faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto, lavoro un punto alto e continuo così fino ad arrivare qua dove ho i miei 5 punti alti. Ho lavorato fino ad arrivare dove ho i 5 punti alti, sono andata nel primo punto alto e ho lavorato un punto alto. Adesso faccio una catenella, salto il mio secondo punto alto senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo che è il quinto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. E così io continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, già sono andata nella terza catenella e ho chiuso con punto bassissimo. Adesso io inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua dove ho una catenella e lavoro un punto alto. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vado nella catenella e lavoro un punto alto. Nel punto alto io lavoro un punto alto. Nella catenella io lavoro un punto alto. Nel punto alto io lavoro un punto alto. Vado nella catenella, lavoro un punto alto. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. E così io continuo a lavorare tutto questo giro. Rimarrò con il mio giro tutto in punto alto. Praticamente farò un punto alto per ogni punto del giro sottostante. Ho già lavorato tutto il mio giro, sono andata nella terza catenella e ho chiuso con punto bassissimo.
inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e 4 catenelle di separazione. Per questo qua nell'inizio io rimango con un totale di 7 catenelle. Adesso io salto il secondo, il terzo e il quarto punto alto del giro sottostante senza lavorare, vado nel quinto punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto e lavoro un punto alto. Lavoro 4 catenelle, salto 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto, lavoro un punto alto, 4 catenelle. Salto 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto e lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, sono andata nella terza catenella e ho chiuso con un punto bassissimo. Adesso io inizio il mio prossimo giro entrando qua dove ho le 4 catenelle e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Ritorno nelle stesse 4 catenelle e lavoro un punto alto. Così io rimango con 2 punti alti. Adesso io lavoro 3 catenelle, vado nella mia prima catenella e lavoro in lei un punto basso. Ritorno qua dove ho le 4 catenelle e lavoro altri 2 punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Rimane così. Vengo qua dove ho le prossime 4 catenelle e faccio la stessa cosa. Lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Faccio 3 catenelle. Vengo nella mia prima catenella e lavoro un punto basso. Ritorno nelle mie 4 catenelle e lavoro 2 punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Vengo qua dove ho le prossime 4 catenelle, lavoro i miei 2 punti alti, 1 e 2. Faccio 3 catenelle, vengo nella prima catenella e lavoro un punto basso. Ritorno nelle mie 4 catenelle, lavoro altri 2 punti alti. Faccio il primo e anche il secondo. Vengo qua dove ho le prossime 4 catenelle, lavoro i miei 2 punti alti, 1 e 2. Faccio 3 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro un punto basso. Ritorno nelle mie 4 catenelle e lavoro 2 punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. E così io lavorerò tutto questo giro. Ho già lavorato tutto il mio giro fino a fare qua il mio ultimo punto alto, per quello vengo qui dove ho iniziato il mio giro e che ho lavorato 3 catenelle, vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito il mio lavoro. Posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si dissipi perché il mio lavoro già sta pronto. Ho già tagliato il mio filo e già nascosto, per quello così il mio lavoro già sta pronto. Grazie a tutte e alla prossima!